La neve iniziò a cadere quando cominciarono a portare via i morti. I furgoni del servizio mortuario, scortati da polizia e carabinieri, si diressero verso Bologna. Entrarono in città, che era quasi l'alba. Ore prima erano arrivate le ambulanze che portavano i feriti gravi all'ospedale maggiore. Avevano seguito percorsi prestabiliti che erano stati studiati e codificati 4 anni prima, dopo la strage, alla stazione del 2 agosto 1980. I feriti meno gravi erano stati curati invece alla stazione di San Benedetto Val di Sambro o portati in altri ospedali della zona. Ai superstiti era stato dato qualcosa di caldo da bere. Avevano coperte sulle spalle, molti facevano la fila ai telefoni pubblici della stazione. Dovevano chiamare parenti o amici, dire «Sono vivo, siamo vivi». Il treno era dentro la galleria. Il fumo non se n'era ancora andato, l'odore era quello della polvere da sparo. Un vagone era completamente squarciato, aperto, come fosse una lattina. C'erano bagagli dappertutto, oggetti, cappotti, giacconi, pacchi. I soccorritori ricordarono soprattutto una bambola bruciata. La bomba era esplosa alle 19:08. Era il 23 dicembre 1984. Il treno era il Rapido 904, partito da Napoli e diretto a Milano. C'erano 5 vagoni di prima classe, 2 vetture ristorante, una di prima e una di seconda classe, 6 vetture di seconda classe e una vettura postale. La chiamarono la strage di Natale. Scoppiò a metà della grande galleria dell'Appennino. 18 chilometri e 507 metri sulla tratta ferroviaria Firenze-Bologna. Da una parte Toscana, dall'altra Emilia-Romagna. È stata, fino al 2009, la galleria ferroviaria più lunga d'Italia. A sud c'è la stazione di Vernio, a nord quella di San Benedetto Val di Sambro. I lavori di costruzione erano iniziati nel 1920. Venne inaugurata nel 1934. All'epoca era la seconda più lunga del mondo, dopo quella del Sempione, che collega Svizzera e Italia. Durante la costruzione morirono 99 operai. Fu la prima strage in Italia in cui, per far detonare l'esplosivo, venne utilizzato un telecomando. Chi azionò il dispositivo lo fece in quell'esatto momento perché aveva calcolato che il treno sarebbe stato a metà della galleria. I soccorsi sarebbero stati più difficili, il panico insostenibile. Fu così. Quando scoppiò la bomba, l'uscita a sud era 8 chilometri, quella a nord a 10. Per capire quella strage, per quanto è possibile, bisogna ricordare l'Italia di quegli anni. Il terrorismo sembrava sconfitto, gli anni di piombo, quelli degli omicidi politici, delle brigate rosse di prima linea, dei NARA, delle stragi fasciste, sembravano cosa del passato. Era il decennio del benessere apparente, gli anni Ottanta, la famosa e sorridente Milano da bere, lo sviluppo del cosiddetto terziario avanzato, la pubblicità soprattutto, le telecomunicazioni. Il presidente del Consiglio dei Ministri era per la prima volta un socialista, Bettino Craxi, nominato il 4 agosto 1983. Presidente della Repubblica era, da 6 anni, Sandro Pertini. Furono anni di vitalità con una notevole esplosione dei consumi. C'era una specie di sollievo collettivo per l'uscita dagli anni del terrorismo. Molti italiani iniziarono a investire in borsa, a seguire listini, a sintonizzarsi sul televideo per informarsi delle valutazioni dei loro titoli. L'investimento nei titoli di Stato, BOT e CCT a interessi elevatissimi era un fenomeno diffuso. Non è certo possibile raccontare gli anni Ottanta in poche righe. Molti storici ed economisti dissero poi che in quegli anni l'Italia aveva vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Il debito pubblico crebbe. Nessuno sembrava preoccuparsene.
In quella vigilia di Natale imperversava Careless Whisper degli Wham. Al cinema c'erano i Gremlins. Era stato l'anno di una poltrona per due. In quei giorni i servizi dei telegiornali erano i soliti, sugli ultimi acquisti natalizi, sul presidente Pertini che era arrivato a Selva di Val Gardena per le vacanze. Tutto questo era il mondo di sopra. Poi c'era il mondo di sotto, che si muoveva e si agitava. La bomba del 23 dicembre 1984 dal mondo di sotto gettò nell'angoscia il mondo di sopra che pensava di essersi lasciato il terrore alle spalle. Pochi avevano capito che qualcosa era successo e che stava succedendo. La criminalità organizzata, soprattutto la mafia siciliana, aveva approfittato dell'attenzione costante al terrorismo per regolare conti interni ed espandersi. La camorra napoletana aveva cambiato guida. I servizi segreti, ma anche i vertici dell'esercito, della polizia, uomini della politica, dell'imprenditoria, del giornalismo, della finanza, erano stati colpiti e travolti dall'inchiesta sulla loggia massonica e criminale Propaganda 2, la P2. Vecchi reflui del terrorismo fascista si agitavano ancora. Nel luglio di quell'anno era stato estradato da Brasile per la seconda volta Tommaso Buscetta, il primo grande collaboratore di giustizia appartenente alla mafia. La fotografia di quello che venne chiamato il boss dei due mondi mentre scendeva la scaletta dell'aereo con una coperta a righe a coprirgli i polsi era passata quasi inosservata. Una notizia di secondo piano. Non fu così per chi comandava in Cosa Nostra la mafia siciliana, e cioè per i corleonesi, che con una guerra feroce avevano spazzato via i clan rivali. E a settembre dagli Stati Uniti era stato estradato anche Michele Sindona, il banchiere che aveva legami con la mafia e che Giulio Andreotti, il più importante politico democristiano dell'epoca, aveva definito 10 anni prima salvatore della lira. Sindona era l'anello di collegamento tra Cosa Nostra e Licio Gelli, il gran maestro della loggia P2, quello che lavorava per un governo autoritario e che disse anni dopo: con la P2 avevamo l'Italia in mano, con noi c'era l'esercito, la guardia di finanza, la polizia, tutte nettamente comandate da appartenenti alla loggia. Tanti poteri e sottopoteri diversi si agitavano in quel 1984, ognuno con il proprio obiettivo. Collaborarono, secondo ciò che sostenne il magistrato Pierluigi Vigna, per preparare, organizzare e compiere quella strage. Fu la strage del rapido 904, la prima della strategia stragista e terrorista mafiosa. Degli artefici di quella strategia, dopo la morte di Matteo Messina Denaro, non rimane più nessuno. Ma la strage del rapido 904 fu anche molto altro. Il filo che partì quella sera del 1984 portò indietro ad anni precedenti, a ciò che era accaduto a Palermo, a Napoli, a Roma, e proseguì poi in avanti, fino a Via D'Amelio, a Palermo, dove vennero uccisi il magistrato Paolo Borsellino e la sua scorta, e poi ancora più in là, fino alle bombe del 1993 a Firenze, Roma, Milano. Il 23 dicembre 1984 fu il giorno dell'ennesima strage italiana. Fu la prima volta in cui i familiari delle vittime di una strage rifiutarono i funerali di Stato. Io mi chiamo Stefano Nazzi. E quella sulla strage del rapido 904 è una nuova puntata di Altre Indagini, disponibile solo sull'app del Post per tutte le persone abbonate. Se vuoi abbonarti, trovi il link per farlo nella descrizione di questa puntata, oppure vai su abbonati.ilpost.it.